procedere in questo senso. Ci spostiamo in Val Brenta, qui i sindaci sono chiamati a decidere il futuro dei servizi, l'unione dei comuni che verrà o la comunità montana che c'è già. Da tre enti a uno solo per coordinare servizi e funzioni sovracomunali in tutta la Val Brenta, polizia locale, politiche sociali, istruzione. Il primo passo è fondere le due attuali unioni dei comuni, quella formata da Pove, Solagna e Campolongo e la Medio Canale del Brenta, a cui ha aderito anche Cismone dopo San Nazario e Valstagna. I sei sindaci si incontreranno nei prossimi giorni per studiare il progetto nei dettagli. Toccherà alla regione poi stabilire a chi affidare la gestione dei servizi associati, se alla nuova superunione o a una comunità montana del Brenta ridotta ormai alla paralisi in attesa della gognata legge di riordino. Se non arriveranno i promessi finanziamenti saremo impossibilitati ad approvare il bilancio 2011, il grido d'allarme del sindaco di Valstagna Angelo Moro, assessore alle finanze a Palazzo Guarnieri, a rischio perfino il pagamento delle rate, dei mutui e gli stipendi del personale. Da qui l'esigenza di evitare ogni dispersione di risorse via i doppioni, ribadisce il presidente della comunità montana Luca Ferazzoli. In Val Brenta basta una struttura che faccia da solido punto di riferimento per pianificare il futuro in maniera più costruttiva.